Sì, in realtà saranno le risorse che sono state declinate, assegnate al Comune di Cavriglia, che insieme agli altri colleghi abbiamo deciso di investirli nel Comune di Figline Valdarno e in provincia di Firenze per la realizzazione di questo bypass dell'incrocio semafori del Porcellino, che è un'opera importantissima perché riguarda in primis i cittadini, le comunità che abitano in quella zona, perché appunto si snellirà tantissimo il traffico in quell'area, ma riguardano anche direttamente la comunità di Cavriglia, la zona industriale di Bomba, così come la fruibilità, l'accessibilità a tutta l'area mineraria che inizieranno appunto i lavori di riqualifica ambientale nel corso del 2023, ma così anche come riguarderà il futuro progetto del Parco dello Sport. Quindi è un'opera straordinaria, importante, che in qualche modo riguarda davvero tutta la comunità del Valdarno, un'opera da circa 20 milioni di euro che abbiamo già espletato le procedure di gara europee, alla quale ha partecipato attraverso appunto un progetto definitivo che noi abbiamo fatto, quattro imprese di livello nazionale. Il 28 di gennaio verranno aperte le buste che valuteranno l'offerta economica. Quindi a fine di questo mese conosceremo l'impresa che eseguirà questa opera. E quindi è un momento importante, perché nell'assemblea che faremo domani sera insieme al sindaco di Incisa e Figline Valdarno e al sindaco di San Giovanni Valdarno annunceremo il cronoprogramma, annunceremo tante novità che riguardano questo progetto e quindi credo sia davvero importante per la comunità locale, per gli imprenditori essere presenti perché verranno a conoscenza dei dettagli di questo progetto. Quando partiranno i lavori? I lavori è previsto appunto trattandosi di una gara europea e quindi le procedure sono più lunghe rispetto alle gare tradizionali, partiranno alla fine del 2023. Su questo gli uffici mi hanno rassicurato, i tempi sono certi e i lavori poi si protrarranno per 2 anni perché l'opera è un'opera non lunghissima in termini dimensionali, però è un'opera complicata da realizzarsi. Le terre che saranno traforate per la realizzazione del tunnel sono terre poco consistenti e quindi c'è bisogno di una tecnologia particolare affinché l'opera possa essere realizzata a regola d'arte. Quindi, insomma, entro dicembre vedremo l'avvio dei lavori e entro 2 anni il completamento.